Gentili telespettatori, buona giornata. Incontro Mattarella-Meloni sui punti critici della riforma della giustizia. Un'ora di colloquio. Mattarella indica punti da rivedere, aspetti del disegno di legge. Ma dicono che non è stata né una ramanzina né un rimprovero, ma i due presidenti del Consiglio della Repubblica, chiusi per quasi un'ora a quattro occhi nello studio di Mattarella, hanno parlato di tante cose. Questa è la versione di Palazzo Chigi. Questo è avvenuto dopo il Consiglio Supremo di Difesa con Tajani, Giorgetti, Crosetto, Urso, Mantovano, oltre che agli alti comandi militari. La riunione si è fatto il punto sul summit NATO, la riunione della NATO per l'allargamento, il sostegno rinnovato all'Ucraina. Così i presenti hanno raccontato il vertice del Quirinale, una serena e tranquilla, ma persino simpatica, chiacchierata. Ma naturalmente c'è stato un incontro dove probabilmente il Presidente della Repubblica sta cercando di mediare tra magistratura e governo, cosa che non dovrebbe fare perché la magistratura non si occupa di leggi, la magistratura deve far rispettare le leggi, mentre il governo è quello che ha l'incarico dagli italiani per eventualmente fare anche delle leggi. Quindi una mediazione tra governo e magistratura per mezzo del capo dello Stato è qualcosa che non sta né in cielo né in terra, è già assurda così da dire. Però siamo in Italia, il famoso paese, la famosa Repubblica delle Banane. E così, nelle Repubbliche delle Banane succedono delle cose che non sono normali, ecco. Bene. Quindi un faccia a faccia che arriva dopo il braccio di ferro sui casi giudiziari, sospetti, coincidenze, chi lo sa, ma no, ma forse, ma cosa dite? Ecco, colloquio cordiale e costruttivo. Beh, ma si dicono sempre queste cose qua, è ovvio. Cosa volevate che dicessero? Si sono mandati a quel paese? No, no. Ovviamente è diritto che sempre dopo dicono cordiale, simpatia, barzellette, la sai l'ultima? Sì, c'erano tre, un italiano, un francese, no, insomma, diciamo che siamo cresciuti ora, no? Riusciamo a capire quali sono le storie di Babbo Natale e quelle che non lo sono, quindi privo di tensione, Vabbè, insomma, il capo dello Stato non ha fatto alla Meloni nessuna critica, nessun appunto, ma collaborazione. Vabbè, e quindi questa mediazione, la Meloni diceva che una parte della magistratura è scesa in campo aprendo la campagna elettorale per le europee, mi sembra abbastanza chiara la posizione e i sospetti che abbia la Meloni. Ma il capo dello Stato è preoccupato per i ritardi del PNRR. Dicono, si è parlato di crisi internazionali, Mattarella non avrebbe pronunciato i nomi degli innominati, no, l'innominato, del Mastro Santanchè la Russa, mai pronunciati, ma voi ci credete? Ma avrebbe avviato una sorta di chiacchierata moralizzatrice che fa seguito alla mossa sorpresa di mercoledì, la convocazione al Quirinale dei vertici della Corte di Cassazione, per far sentire alla magistratura vicinanza e solidarietà. Quindi Mattarella chiama i vertici della magistratura non per dire, ma attenzione, cos'è che sta succedendo, cos'è che arrivano tutte ste indagini in 48 ore, lo capisce anche un bambino che è un po' strano, no? Cos'è? Una strana coincidenza? Ecco, lo capisce anche un bambino che c'è qualcosina che non torna.
Mattarella, invece di chiamare i magistrati, i vertici, a dire Abelli, ma che sta succedendo? No, lui li chiama per far vedere vicinanza e solidarietà. Ah, vero Salvini che l'hai fatto rieleggere? Salvini? Come? Ah, non è colpa tua? Ah, vabbè. E quindi... Vabbè, non è colpa sua, dice. Va bene. Ora ce l'abbiamo e ce lo teniamo. Ma Meloni esclude che Mattarella abbia voluto schierarsi con le toghe. Quindi li ha chiamati per vicinanza e solidarietà, ma la Meloni è costretta a dire che il capo dello Stato non si schiera con i magistrati. Immaginatevi se dicesse l'opposto, immaginatevi se dicesse si è schierato, insomma, ecco. Ma un ministro dice che il Presidente della Repubblica è capo del CSM e lui non sta con i magistrati ma con lo Stato di diritto. Ah sì? Non è preoccupato e non fa il guardiano del governo, ah no? Di certo però al Quirinale si spera che il disegno di legge Nordio sia riveduto e corretto. Ah, come vogliono i magistrati? Ah, allora Mattarella non è schierato. Cioè ha chiamato i magistrati, gli ha detto solidarietà e vicinanza, che cosa chiedete, che sia modificato, quindi Mattarella chiama la Meloni per convincerla a modificare il disegno di legge il disegno di legge sulla giustizia. Quindi Mattarella non è schierato, no. No, cosa dite? Lui è per lo Stato di diritto, Stato di diritto, quindi tranquilli, Cosa pensate? Ma cosa vi viene in mente? Ma dai, su, vabbè. E così ci sono alcune criticità che Mattarella fa presente alla Meloni dopo aver parlato e aver espresso vicinanza e solidarietà ai magistrati. Vicinanza e solidarietà perché? Perché ci sono dei cattivoni che dicono cose? Perché tu esprimi vicinanza e solidarizzi con i magistrati, ma se solidarizzi gli stai dicendo io solo la penso come voi, mi dispiace, vabbè, lo so, c'è quel governo lì. Ecco, se tu solidarizzi, che te solidarizzi? Quindi Mattarella non è schierato, no? Giusto? Sembrerebbe proprio di no. E così dice alla Meloni che ci sono alcune criticità che cozzano, cozza amara, che cozzano con i trattati internazionali di rilevanza costituzionale, in particolare l'abolizione dell'abuso di ufficio e del traffico di influenze. Però Mattarella dice brava che hai abbassato i toni, bravissima, però la legge, questa riforma della giustizia andrebbe modificata come piace ai magistrati. Ah, ma mica ti sto rimproverando. Ma Giorgia, non è che ti sto rimproverando, ti sto dicendo che si sono un po' arrabbiati, si sono un po' offesi, bisogna cercare di capirli, hanno anche una certa età. Vabbè, insomma, c'è il rischio che la legge approvata in Parlamento poi non passi l'esame del Colle. Ma loro dicono impossibile, non è mai successo in 8 mesi. Magari succede in 9. Insomma. Vabbè, ci aggiorneremo. Arrivederci a tutti e grazie.